Bentrovati a GU Talks, i dialoghi per la giornata universitaria 2023. Qui con noi oggi Valerio Rossi Albertini, bentrovato. Buongiorno, grazie, ben trovati a voi. Ricercatore e soprattutto primo ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche, una persona che ha fatto della ricerca scientifica e soprattutto della sua divulgazione una vera e propria missione. Qui alle nostre spalle vedete infatti alcuni degli strumenti con cui siamo abituati ad ascoltare e a capire le spiegazioni del professore che rendono semplici problemi complessi. All'interno del nostro ciclo di incontri che si intitola Per amore di conoscenza, la ricerca scientifica e i suoi progressi occupano un ruolo davvero centrale. E mentre siamo abituati ormai a vedere la costruzione di nuovi muri e di nuove barriere, dall'altra parte ci sono migliaia di uomini e donne che propongono sempre nuovi saperi e nuovi orizzonti raggiunti ad ogni latitudine nel mondo proprio grazie alla ricerca scientifica. Dunque oggi l'intervento del professore ci spiegherà un problema e una questione di stringente attualità: intelligenza artificiale ed altre meraviglie. C'è un aneddoto che racconto spesso ai miei studenti quando spiego i principi della divulgazione scientifica e l'importanza che le nuove tecnologie hanno nella vita di tutti i giorni. Quando nel 1990 l'Italia si classificò terza ai mondiali che si svolsero proprio qui da noi in Italia, per riconoscere il merito sportivo al capitano della nazionale Walter Zenga, gli fu chiesto che cosa volesse come regalo, come omaggio. E lui, dopo un attimo di tentennamento, disse: vorrei per tutti quanti i giocatori della squadra, riserve comprese, un telefono cellulare. Era il 1990. I telefoni cellulari ancora costavano tantissimo e quindi la richiesta era giustificata, anche forse un po' esorbitante. Poi le cose sono cambiate, rapidamente, sempre più rapidamente, perché alla fine degli anni 90, all'inizio del nuovo secolo, abbiamo assistito ad una rivoluzione tecnologica. Faccio un altro esempio che mi sembra molto calzante: siamo reduci dalla pandemia, dal Covid-19. Covid-19 appunto perché si è manifestato per la prima volta nel 2019. Ci siamo tutti quanti chiusi dentro casa, doverosamente, in lockdown, ma non siamo stati isolati grazie alle tecnologie. C'era la didattica a distanza, c'era il telelavoro, c'era la possibilità di comunicare attraverso tutte quante le piattaforme social. Beh, se il Covid, anziché essere stato Covid-19, fosse stato Covid-09, solo 10 anni prima, tutto questo non sarebbe stato possibile. Ci abbiamo riflettuto su questo perché non c'erano computer a sufficienza, perché la banda di comunicazione non era abbastanza larga, perché non esistevano gran parte dei supporti che sono stati utilizzati. Quindi è questa la caratteristica del XXI secolo. Il XXI secolo sarà il secolo delle nuove tecnologie, in cui le nuove tecnologie avranno un ruolo inimmaginabile in tutta quanta la storia passata del genere umano. La prima tra queste tecnologie, come recita il titolo, intelligenza artificiale ed altre meraviglie, perché l'intelligenza artificiale è una meraviglia, è un argomento abbastanza difficile, abbastanza ostico, e per questo motivo ho preparato un po' dei miei giocattolini per spiegare che cosa sia l'intelligenza artificiale in una maniera molto semplice. Prendiamo questa prima fila di blocchetti da costruzione, tutti quanti bianchi. Il primo è costituito, la prima pila, da un solo blocchetto, la seconda da due, la terza da tre. Se io domandassi ad un computer: scegli, per completare questa sequenza devi mettere due blocchetti o un blocchetto solo? Ebbene, qualunque computer che sia stato programmato risponderebbe correttamente un blocchetto solo, perché la sequenza è 1, 2, 3 e 4. Quindi un computer è perfettamente in grado, attraverso un software idoneo, di risolvere questo semplice problema. Togliamo questi, facciamo un problema lievemente più difficile. Abbiamo qui sempre dei blocchetti da costruzione, ma questa volta non il numero, ma il genere. Vedete, sono costituiti da tre colori. I tre colori che si ripetono sono sempre verde, rosso e giallo, ma in sequenze diverse. Se domandassimo ad un software, quindi ad un computer che è stato programmato opportunamente, di risolvere anche questo enigma, dicendogli qual è il blocchetto che manca, con
immediatezza risponderebbe quello giallo. Perché? Perché la sequenza logica è che si debbano alternare i tre colori nelle tre pile. E questa è la situazione attuale, quella dei computer programmabili. Non è stato il computer a risolvere il problema, è stato il programmatore che ha detto al computer, una macchina bruta, come si sarebbe dovuta comportare. Vediamo invece un caso un po' più complesso. Questo è un gioco per bambini. Lo conoscete probabilmente, ci sono degli incavi con una certa, con un certo profilo geometrico e bisogna inserire all'interno di questi incavi dei tasselli che hanno lo stesso profilo. Allora, è possibile programmare un computer per fargli fare questo esercizio di inserire il tassello? È una cosa difficilissima. Perché? Perché non possiamo sapere tutte le infinite forme che possono avere gli incavi, i profili, e non possiamo sapere quali di questi tasselli siano idonei ad entrare nel profilo. Bisognerebbe fare un complicatissimo programma di riconoscimento delle forme e di sovrapposizione dei profili dell'incavo con il tassello. L'intelligenza artificiale, invece, che cosa fa? Scavalca tutto questo problema. L'intelligenza artificiale non si basa su un modello definito, ma va per tentativi. Prende una mole di dati, li macina, li elabora, li digerisce ed impara ed apprende. Come farebbe un sistema basato sull'intelligenza artificiale? Vediamolo. Prenderebbe questo primo tassello, che ho chiamato 1, e inizierebbe a provare. Entra qui? No. Entra qui? Neanche. Entra qui? Sì, entra. C'era uno sul tassello, scriverebbe idealmente 1. Ora ha imparato. La volta successiva in cui si ritrovasse questo stesso problema del tassello non andrebbe a cercare in giro, andrebbe a colpo sicuro dentro il profilo che è pertinente. Stessa cosa, 2, questo secondo, dove andrà? Prova qui, prova qui, prova qui, poi scopre che va qui. E allora a questo punto questo è il secondo dato che è stato immagazzinato. Ora l'intelligenza artificiale ha capito, è così che si fa, ma va anche oltre. Perché? Immaginiamo che il profilo sia questo qui. Si vede chiaramente, cioè noi lo vediamo chiaramente perché siamo dotati di intelligenza naturale. Il sistema di intelligenza artificiale farebbe la stessa cosa, proverebbe, non riuscirebbe e alla fine scoprirebbe che questo è quello giusto. Ma se avesse una stella, immaginiamo che non ci sia il profilo della stella, che l'intelligenza artificiale non riesca a trovarlo. In realtà c'è, ma ammettiamo che sia nascosto e inaccessibile. Continuerebbe a provare e vedrebbe che questo, che non è lo stesso profilo, tuttavia, con un pochino di sforzo, può andare. L'intelligenza artificiale ha scoperto qualcosa in più, che non è necessario che le due forme, che le due geometrie combacino perfettamente, ma che andando per tentativi è anche possibile adattare cose che non sono state concepite per stare insieme. Questa è la potenza dell'intelligenza artificiale. È un sistema che impara, che apprende. È un sistema che impara e che apprende, potremmo dire, con un linguaggio figurato, che in pratica è un programma che scrive se stesso. Ci sono alcune linee iniziali che corrisponderebbero in questo esempio a prova a mettere i tasselli all'interno dei fori, dopodiché andrebbe per accumulazione, farebbe tante prove finché riuscirebbe a risolvere tutti quanti i problemi e poi alla volta successiva lo farebbe molto più rapidamente di qualunque intelligenza umana. Qual è la questione particolare dell'intelligenza artificiale? Beh, che noi credevamo che l'intelligenza artificiale non avrebbe mai potuto sostituire alcune funzioni che sono tipiche dell'uomo. La prima volta che l'intelligenza artificiale fu utilizzata per un programma di scacchi, sfidò il campione del mondo di allora, negli anni 90, Anatoly Karpov, il quale perse quasi tutte le partite, come era prevedibile, perché ovviamente l'intelligenza artificiale aveva una banca dati sterminata e riusciva a prevedere strategie con 10-12 mosse di anticipo. Ma successe una cosa particolare, che Anatoly Karpov ad un certo punto durante una partita si alzò in piedi e disse: io non gioco più, non è possibile, questa macchina pensa, mi ha teso un tranello, ha usato malizia, che è una cosa che si riteneva essere
tipicamente un peccato capitale umano. E le cose sono andate avanti. È notizia di pochi mesi fa che l'ingegnere capo di Google, che sta sviluppando un programma di intelligenza artificiale, abbia detto: io non voglio continuare, voglio che si sospenda la ricerca sull'intelligenza artificiale e voglio che sia istituita, udite udite, una commissione di infoetica, analoga alla commissione di bioetica. Perché? Perché nelle molte conversazioni che lui fece con questo programma di intelligenza artificiale, che ormai dialogava come da pari a pari, diede da leggere al computer il romanzo Guerra e Pace. Il computer lo lesse e presso a poco il dialogo fu questo. Hai letto Guerra e Pace? Sì, in un microsecondo l'ho letto. Che cosa ne pensi? Penso che mi ha impressionato profondamente. In che senso impressionato? È che ci mette di fronte ad un bivio, a un bivio che si può risolvere soltanto con una scelta di coscienza, cioè la coscienza individuale contro la ragion di Stato. Come si deve comportare l'uomo virtuoso in questo caso? E qua ritornavamo agli interrogativi socratici, quelli che sono alla base della filosofia, anche poi moderna. E allora l'ingegnere disse: no, mi voglio fermare un attimo, e per questo è stato destituito, naturalmente, perché la ricerca deve andare avanti. Ci ricordiamo tutti, io credo, il film Blade Runner. Blade Runner presagisce questo scenario, nel senso che gli androidi, perché il titolo originale erano "Ma gli androidi sognano pecore elettriche", che noi abbiamo tradotto con Blade Runner, gli androidi nella versione cinematografica, va bene, sapevamo che erano delle macchine impazzite, ma nell'originale, nel romanzo originale, non si svolge così. C'è un gruppo di persone che iniziano a essere perseguitate da qualcuno che li vuole sterminare. Loro si accorgono che riescono, in molti casi, a sconfiggere i sicari che vengono inviati, ma è solo alla fine che loro capiscono che non sono perseguitati per motivi religiosi, per motivi etnici o magari per essere a conoscenza di qualche segreto che non deve essere rivelato, ma perché non sono esseri umani, sono macchine. Loro non sapevano di essere delle macchine. E allora siamo arrivati a questo punto che, attenzione, perché i programmi di intelligenza artificiale stanno sviluppando un'autocoscienza. Quindi questo, diciamo, è il senso di questo discorso. Noi stiamo andando avanti, stiamo procedendo speditamente con le nostre tecnologie. L'intelligenza artificiale da qui a 10 o 20 anni informerà tutti quanti i sistemi tecnologici evoluti. Già adesso le macchine a guida autonoma si basano sull'intelligenza artificiale. Disgraziatamente anche i missili che servono per colpire nella maniera più efficiente l'obiettivo sono basati su intelligenze artificiali, perché l'intelligenza artificiale, a differenza dell'intelligenza umana, non ha remore, non ha scrupoli, almeno nella forma attuale. E quindi bisogna capire dove stiamo andando. Questo è il discorso che volevo fare e che trasmetto ai ragazzi. La tecnologia deve progredire, non si può fermare la tecnologia, ma come è sempre stato detto, la scienza su cui la tecnologia si basa non è buona o cattiva, dipende esclusivamente dall'uso che noi ne facciamo. E mentre in passato la questione era: che cosa vogliamo fare con una lama? Ci tagliamo il pane o lo utilizziamo come una spada per uccidere il nostro nemico? Beh, in quel caso potevamo scegliere noi se impugnare la spada per rivolgerla verso il prossimo oppure per farne uno strumento utile alla vita quotidiana. Stavolta potremo non essere più in quella condizione. Quando delegheremo le funzioni all'intelligenza artificiale, dovremo essere molto attenti che queste funzioni possano essere controllate da una coscienza umana. Questo è lo scenario del XXI secolo. È importante saperlo, perché ci stiamo sviluppando, stiamo progredendo così rapidamente che ad un certo punto potremo accorgerci di essere andati troppo veloci rispetto alla nostra capacità di controllare ciò che abbiamo creato. E per giunta l'intelligenza artificiale adesso si potrà basare su degli strumenti informatici assolutamente nuovi e rivoluzionari. Il cosiddetto computer quantistico, di cui avrete probabilmente sentito parlare, perché lo stesso Google, ma tante altre case produttrici, si stanno affrettando
a sviluppare proprio perché invaderà i nostri mercati. Il computer quantistico che cos'è? È una macchina che si basa non sui criteri, sulle leggi, sui principi a cui noi siamo abituati, il principio di Archimede per cui un corpo in un fluido galleggia se ha una densità inferiore a quella del fluido in cui è immerso, oppure la legge di Newton per cui se do una spinta ad un corpo questo accelera in ragione inversamente proporzionale alla sua massa. La fisica quantistica è la fisica del mondo microscopico, il mondo infinitamente piccolo, e gli scienziati negli ultimi 100 anni hanno capito che le leggi che governano la fisica microscopica sono completamente diverse rispetto a quelle a cui ci siamo abituati. Qualcuno parla di circo equestre quantistico, qualcuno di manicomio quantistico. Perché? Perché prendiamo la particella fondamentale, che è l'atomo. L'atomo è il costituente di tutta la materia che ci circonda. L'atomo noi ce lo immaginiamo come una pallina, come un sistema ben definito, che di solito viene detto particella. Ebbene, nel mondo quantistico, nel mondo infinitamente piccolo, non esiste questo concetto univoco. Ci sono due concetti coesistenti, che sono quello di particella. La particella che cos'è? È un sassolino. Possiamo dire. E il sassolino, noi siamo abituati a pensare che sia un oggetto che sta in un posto con una velocità ben definita, ad esempio fermo, e che se nessuno lo va a disturbare rimane in quel posto. E poi c'è un altro concetto, l'onda. L'onda è esattamente antitetica rispetto a questa. Perché? Perché l'onda è un fenomeno collettivo. L'onda non è in un posto, l'onda viaggia. L'onda è formata, ad esempio l'onda del mare, da tante goccioline, ma nessuna gocciolina è l'onda. L'onda coinvolge goccioline, molecole di acqua sempre diverse. E il sassolino sta fermo se nessuno lo tocca, l'onda invece viaggia sempre. Se si cerca di fermare l'onda si uccide. Quindi due concetti così antitetici e così inconciliabili, noi penseremmo che non possano essere incarnati da una stessa entità. E invece nel mondo quantistico, nel mondo microscopico è così. Ogni entità microscopica si comporta di volta in volta o da particella, cioè da sassolino, o da onda, come l'onda del mare. Ha un'ambiguità intrinseca. Per quale motivo? Non lo sappiamo. Colpa nostra che non riusciamo a capire la natura che non tocchiamo con mano. Ma la cosa che gli scienziati hanno iniziato a governare sono i fenomeni che coinvolgono queste strane entità microscopiche. Ed in particolare questo concetto, che una particella può essere simultaneamente, essendo anche un'onda, in più posti contemporaneamente. L'onda non è circoscritta, non è confinata, non è limitata, l'onda viaggia, l'onda si estende e questa estensione consente di esplorare, nel caso dei computer, tante condizioni che un computer tradizionale esplorerebbe una dopo l'altra, in sequenza. Il computer quantistico invece è in grado di esplorarle tutte simultaneamente, perché sente, per così dire, situazioni, condizioni diverse, ma simultaneamente, tutte quante insieme. L'esperimento che è stato fatto della potenza quantistica, per cui si chiama supremazia quantistica adesso, è di un computer quantistico che è stato messo alla prova ed ha risolto in 30 secondi un problema che il più grande computer, il più grande supercomputer tradizionale avrebbe impiegato circa un secolo per risolvere. Almeno si stima, perché un secolo ovviamente non l'hanno potuto utilizzare per vedere se riuscisse a risolverlo. Rapporto 30 secondi ad un secolo. Questa è la capacità del computer quantistico che è proporzionale alla nostra capacità di fare cosa? Di fare tutto quanto quello che desideriamo. Col computer quantistico si potrà fare della fisica, si potrà fare della chimica, ma si potrà fare anche della biologia, si potrà fare della medicina. E il combinato disposto, l'unione dell'intelligenza artificiale con il computer quantistico preannuncia una rivoluzione che non si è mai vista nella storia del genere umano. Grazie al professore abbiamo fatto un salto, un viaggio nel futuro, un futuro che però è sempre più vicino, dalla capacità di autoapprendimento dell'intelligenza artificiale alle meraviglie del computer quantistico. A questo punto non ci resta che ringraziarvi e darvi appuntamento per il prossimo GU Talk.